Buonasera a tutti, eccoci in una nuova puntata di Oltre, Viaggi astrali e sogni lucidi. Ringrazio sempre Anna Tamburrini Torre ed Enrico Ballantini per avermi invitato anche questo mese. E io in realtà, quale sarà l'argomento di questa sera? Questa sera sarà un argomento molto molto importante perché avremo un'esclusiva. Avremo un'esclusiva e vi presenterò innanzitutto il webinar di Michael Raduga e poi lo trasmetteremo. È un webinar che lui ha fatto il 30 settembre scorso, quindi del 2022, e riguarda tutti quelli che sono i risultati delle sue ricerche condotte presso il laboratorio Laberge. Michael Raduga, per chi non, non ancora non l'avesse seguito, l'abbiamo anche presentato la volta scorsa, Michael Raduga è il fondatore del Phase Research Center, istituto di ricerca sulla fase. La fase che cos'è? Quindi la fase è un particolare stato di coscienza non ordinaria, comunemente chiamato esperienza extracorporeo, quindi extracorporea, out of body experience, proiezione astrale, ma racchiude un termine generico che racchiude anche i sogni lucidi, l'NDE e tutti quelli che sono i fenomeni di espansione della coscienza oltre i sensi fisici. Michael Raduga già lo abbiamo presentato, quindi è proprio il fondatore di questo istituto e ultimamente ha condotto tantissime ricerche nel campo dei sogni lucidi, ha fatto tantissime pubblicazioni su riviste peer review, riviste scientifiche che hanno valore scientifico. La sua è una ricerca del tutto al di là di quelli che sono i sistemi di credenza e ha un'ottica, diciamo, molto molto ferrea, diciamo, a livello proprio scientifico, di ricerca e di sperimentazione. Parliamo del laboratorio Laberge. Laberge è l'ultima sua creazione che ha iniziato a lavorare a marzo-maggio del 2020. E prende il nome appunto da Steven Laberge, che è stato il primo scienziato a dimostrare sperimentalmente l'esistenza dei sogni lucidi, ed è stato fatto, diciamo, costruito a Novorossiysk in Russia, quindi sulle coste del Mar Nero. Il laboratorio quindi ha iniziato a lavorare a pieno regime, ma ora chiaramente il problema non sono soltanto le finanze, ma anche le attrezzature. Perché sono attrezzature all'avanguardia? Perché se voi pensate che devono studiare i sogni, quindi bisogna proprio fondamentalmente le attrezzature che ci sono devono ancora essere progettate. E vanno appunto progettate dal nulla perché semplicemente ancora non esistono. Quindi Michael Raduga si autofinanzia tramite i webinar e i seminari, anche perché lui deve pagare appunto le persone per poter fare questi esperimenti, per poter condurre questi esperimenti. Si tratta di persone esperte che vengono selezionate. E persone che riescono, per persone esperte si intende persone che riescono proprio a entrare in un sogno lucido e ad avere delle obe in piena coscienza e volontariamente quando vogliono loro. Quindi vengono prese proprio delle persone molto molto abili che riescono ad avere delle obe spontanee e non è facile, quindi devono essere proprio pagate. Ripeto, tutti i risultati di questa ricerca vengono pubblicati poi su riviste scientifiche peer review. E allora andiamo subito al sodo. Io adesso vi trasmetterò il webinar. Quelli che sono i Questo webinar vi farà vedere quattro esperimenti, quattro risultati di quattro recenti esperimenti che sono stati condotti. E questi risultati vengono misurati tramite apparecchiature sofisticate, quale per esempio l'EMG, che è l'elettro miogramma, e perché vanno a misurare quelli che sono gli impulsi delle persone, quindi anche i segnali ne nervosi
muscolari e nervosi che durante il sonno, e poi vengono poi questi impulsi vengono poi trasmessi dentro delle apparecchiature molto molto sofisticate. Io non vi anticipo nulla, vedete quattro esperimenti che vi lasceranno veramente a bocca aperta, perché qui si sta parlando di riuscire a comunicare con le persone che fanno i sogni lucidi, quindi riusci tramite apparecchiature stanno creando un linguaggio per poter comunicare con le persone mentre sognano, mentre hanno i sogni lucidi. Quindi è una roba, diciamo, molto molto all'avanguardia, e immaginate quelli che saranno poi i risultati, scoprire proprio quello che accade dentro la mente umana. Una volta che la persona ottiene la OB o il sogno lucido o l'esperienza extracorporea, quando entra in stato di fase, si aprono una serie di risvolti. Io lascio a voi le vostre conclusioni, quindi an ancora non vi anticipo nulla, e magari poi nel prossimo evento, anche perché questo webinar che adesso andiamo a trasmettere durerà circa un'ora e mezza, quindi al prossimo incontro andremo anche a commentare questi risultati. Io vi saluto sin da adesso e ci vedremo al prossimo incontro, e vi mando la trasmissione di questo straordinario webinar. Grazie a tutti. Ve lo trasmetto qui. Buona visione. So Luca. let's start. Ok, allora quanti siamo? How many people? How many? 1.24. No, 1024. no, 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 1.24. Ah, 100, 100, 124. 124. Perfetto. Io direi che possiamo cominciare allora. Ok? Most of the We people will can watch it later. Sì, start. infatti. Ha detto che la maggior parte delle persone lo guarderanno dopo. Va bene. Allora, io vi do il benvenuto dopo questi piccoli problemi di audio. Ci siamo finalmente, abbiamo risolto. E questa sera abbiamo questo webinar molto importante che stavamo aspettando da tantissimo tempo. E stiamo ormai programmando questo incontro da un bel po' di tempo. E qual è lo scopo di questo webinar? È quello di Michael ci spiegherà alcune scoperte che sono state fatte, alcuni risultati del lavoro che lui ha svolto in questi ultimi anni. E quindi non vi anticipo nulla perché adesso vi spiegherà tutto quanto lui. E spero che ci siamo tutti. Mano a mano, se qualcuno arriva più tardi, lo facciamo comunque entrare, quindi non c'è nessun problema. La registrazione la potrete vedere anche successivamente, quindi non vi perderete, non vi perderete nulla. Voi avete quel link che vi ho spedito, quindi se per qualsiasi motivo non riuscite a seguire tutto il seminario, basta che cliccate sul link e potete comunque riaccedere tranquillamente alla registrazione. Ok? Io vi presento Vincenzo, che è il traduttore, e Michael Raduga, che ormai molti di voi conosceranno, quindi Right. benvenuto Michael. Welcome. Thank you. It seems everything is right and we are ready to start. Ok, sembra che ogni cosa è a posto, quindi siamo pronti per partire. Ok, io vi lascio. Ciao So, Miki. just a Ok. second. If somebody, if you don't know me, I'm Michael Raduga, and I've been studying lucid dreaming topic for approximately 23 years. Se qualcuno non mi conosce, io sono Michael Raduga e sto studiando i sogni lucidi da approssimativamente 23 anni. And during the last 1.5 year, I've been studying it in my lab where I'm located right now. E da un anno e mezzo sto studiando i sogni lucidi nel mio laboratorio dove sono ora.
And today we are going to see something extremely amazing. Oggi vedremo qualcosa davvero interessante. And maybe in an hour your understanding of lucid dreaming topic will be changed in general. Probabilmente la vostra comprensione dei sogni lucidi sarà cambiata totalmente in generale. It's a quite unusual lesson. È un argomento, una sezione piuttosto inusuale. Because first of all, you're going to see something new. Perché prima di tutto vedrete qualcosa di nuovo. Second, the things you'll see will motivate you a lot to practice this phenomenon. E per seconda cosa, le cose che vedrete vi porteranno a praticare ancora di più questo fenomeno. And you will know the direction where the topic goes. Vedrete la direzione dove questo fenomeno, l'argomento, porta. First of all, let's talk a little bit about the conditions. Prima di tutto parliamo a proposito delle condizioni. The studies I will share to you are going to be published in a few months. Gli studi che ci mostrerà saranno pubblicati tra qualche mese. But before this, you should not share knowledge and information you see here. Prima di quelle date, vi consiglio di non condividere ciò che imparerete e vedrete qui. Also, I will show to you four studies, videos of them. Inoltre mostrerà quattro studi, dei video incentrati su questi studi. And if I'm able to overcome your expectations, to amaze you, you should donate for each of these study. E se sarei capace di superare le nostre aspettative, potreste donare qualcosa per supportare questi studi. Michele will provide you with the links. Michele vi fornirà i link. Michele, if it's possible, please share the link with me in WhatsApp. Could you do this? I will post it. Per il libro The Phase. He is asking if it is about the book The Phase. Okay. No, about the link, how to donate, how people. Yeah, donate. In fact, sì, lui donate. Stava parlando. Okay, okay. Mm-hmm. Okay. And everybody should understand that it's not about making money. Dovreste comprendere che non è incentrato sul fare denaro, sul fare soldi. We'll need all these funds just to finance our technologies, our studies, and so on. Abbiamo bisogno di questi soldi per finanziare i nostri studi e le nostre tecnologie. So, this is quite amazing way to fund our studies. Quindi questo è un modo parecchio interessante e divertente per sostenere i nostri studi. We are going to work this way. At the beginning, I'm going to show you a video. Lavoreremo in questa maniera. All'inizio vi mostrerò il video. Then I'm going to explain you all the things in this video. Poi vi spiegherò le cose all'interno del video. Then I'm going to ask you about your impressions. E poi ci domanderà a proposito delle nostre impressioni. And we are going to do this for four times. Lo faremo per quattro volte. So let's start. Cominciamo. Right now I'm going to share with you the first video. Ora condividerò il primo video. Thank you.
So if you don't understand, we were able to transfer music from Lucid Dreams. Quindi se non l'avete capito, noi siamo capaci di trasferire la musica nella realtà attraverso il sogno lucido. And to do this, we were able to do this. We used two apparatus. Per fare questo abbiamo usato due apparecchi. The first one is polysomnography. Il primo è della polisomnografia. We needed to prove that a person is in a lucid dream. Avevamo bisogno di provare che una persona era nel sogno lucido. We see it through theta rhythm and sleep paralysis. E l'abbiamo visto attraverso le paralisi notturne e la fase REM. Plus eye movements which can be seen in two lines in between. Per di più c'erano anche i movimenti dei bulbi oculari che potevano essere visti attraverso, in mezzo alle due linee. So every time when you see movements of these two lines in between, it means that person sends signals that he is aware. Quindi ogni volta che vedete che c'è del movimento in mezzo a queste due linee, vuol dire che la persona sta mostrando segni di consapevolezza. And we used another device, it's our own device, which translates EMG, residual electrical impulses, into sounds. E poi abbiamo usato un altro dispositivo, un nostro dispositivo, che trasferisce le cariche elettriche in suono. When we sleep, when we see dreams in sleep paralysis, we cannot move. Quando assistiamo ai sogni nella paralisi notturna, noi non possiamo muoverci. But if you move an arm in a dream, ma se muovi un braccio nel sogno, we can detect very small residual electrical activity in your arm. Noi possiamo renderci conto di questi residui elettrici nel nostro braccio. And we can translate these electrical impulses into sounds. E possiamo tradurre questi impulsi elettrici in suono. We used a very simple theme, We Will Rock You, intro of We Will Rock You. Usiamo veramente semplici dispositivi. Because it is simple, it is easy, but actually we could transfer any other music. Perché questo è molto semplice, la musica che è stata utilizzata nel video era molto semplice, ma è possibile usare qualsiasi altro tipo di musica. Our goal was just to show that we can send music from dreams. Il nostro obiettivo era quello di mostrare che possiamo inviare musica dal sogno. And what does it mean? Cosa significa? For example, you can find a unique music in a lucid dream. Per esempio, puoi ascoltare una musica unica, originale, durante il sogno lucido. And using our apparatus, you can transfer it into reality in real time or in recordings. E usando i nostri apparecchi è possibile trasferire quella musica nella realtà fisica. If you know our, if you know in a lucid dream, we can communicate with our subconsciousness. Come saprete, nel sogno lucido noi possiamo comunicare con il nostro inconscio. It means we can we can find or create genius music in a dream. Questo significa che possiamo trovare e creare una musica originale nel sogno. And now, by using our technologies, you can immediately transfer it into reality. E ora, usando la nostra tecnologia, tu puoi immediatamente trasferirlo nella realtà. So, let's see it again a little bit, just to understand it better. Quindi, rivediamo il video un'altra volta per capire meglio.
So now you see locations of sensors. Quindi ora potete vedere i sensori collocati. Now you see practicing. Ora vedi, vedete per come pratica. Now the original theme. Ora c'è la musica originale. And now look at this. You see movements of the eyes. Questi sono i movimenti. Questi sono i movimenti degli occhi tra le due linee. It means that he becomes aware while sleeping. Questo significa che lui diventa consapevole mentre sta dormendo. And then he starts to transmit music from his dream. E successivamente lui comincia a trasmettere la musica dal suo sogno. It is me. I did it by myself. Questo sono io, l'ho fatto da me. Actually, I did it a few times, but only the worst attempt was recorded. L'ho fatto per qualche volta, ma solo il tentativo peggiore è stato registrato. This is another volunteer. Un altro volontario. He is also a very advanced lucid dreamer. È un praticante avanzato di sogni lucidi. Actually, they all get paid for participating in our studies. E tutti loro sono pagati per partecipare ai loro studi. So all these people were the first who was able to transfer music. E queste persone erano le prime capaci di trasferire la musica. So, it was only the first study, and they are going to be more and more interesting each time. Era solo il primo studio e si prospetta che saranno sempre più interessanti. And now please share your expressions in the chat about the video. Rate it from 1 to 10. Ok, e quindi ora condividete le vostre impressioni nella chat votandola da 1 a 10. In the chat, una domanda. Uno dei praticanti stava comunque era comunque sveglio, perché io ho visto che muoveva le braccia. If you don't like it, just put 1 or 0. If you like it a lot, 10. Ok, se non vi piace per niente mettete 0, se ti piace tantissimo potete mettere 10. Ok, Miki was asking a question. Sì, stavo dicendo, uno dei praticanti ho visto che era seduto e comunque mentre inviava gli impulsi muoveva le braccia, no, stava dormendo. So the question is that one of the practitioner, it seemed to be awake because it was transmitting the sensory and so the question is it was awake or sleeping. Era seduto e muoveva le braccia. No, of course he was in a lucid dream. We could see sleep paralysis, etc. He was conscious. Oh, ok, sì. Perfetto. Era nel sogno lucido, possiamo vedere anche la paralisi, però lui era consapevole. Look, sometimes even people or humans, dogs, cats move a little bit when they see dreams. Qualche volta le persone, gli animali, i gatti, i cani si muovono quando vedono i sogni. It happens because some residual electrical activity comes to our muscles. Questo accade perché l'attività residua elettrica resta nei nostri muscoli. And our sensors are able to detect this small electrical activity.
E proprio i loro sensori sono capaci di individuare questa piccola carica elettrica. So, let's go further. Quindi andiamo, vediamo a proposito della, delle impressioni. But before this, I would like to say thank you for your ratings of this experiment. Prima di questo, lui vi ringrazia per votare questo esperimento. Because for me, because we did it a few months ago, and for me it's just a normal thing, and I don't know how people can evaluate it. Mm-hmm. Hanno fatto questo qualche mese fa e per lui è diventata una cosa normale, quindi non sa ora le persone che impressione hanno. But let's go further, because every second study will be better and better. Ma andiamo avanti perché ogni studio sarà sempre meglio. So, the next one. Il prossimo. Let's watch the video. Guardiamo il video. No. No. War. War. No. No. War. War. Freedom. 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 Unknown word. Unknown word. Freedom. 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 Unknown word. Unknown word. Freedom. Freedom. So now we are able to talk in a lucid dream and can be heard in real time in reality. Quindi ora siamo capaci di parlare nel sogno lucido e essere uditi nella realtà fisica. We used exactly the same principle with residual electrical activity. Quindi usiamo lo stesso principio della carica elettrica residua. For example, if you say u vu, your muscles contract here, and also it happens in a lucid dream, but much less. Per esempio, se dici u, i vostri muscoli attorno alla bocca si contraggono. Questo accade anche nel sogno lucido, ma meno. The problem is that you cannot hear every sound. Il problema è che non possiamo udire tutti i suoni. You can hear only sounds which have some electrical activity on your facial muscles. Puoi udire solo suoni che hanno qualche correlazione con la residua elettrica, la carica elettrica nei vostri muscoli della faccia. And I had to develop a special electromyographical language. E ho dovuto sviluppare un linguaggio, uno speciale linguaggio elettromiografico. It has only six sounds. Ha solo sei suoni. But all these six sounds, we can detect them very easily. Ma tutti questi sei suoni possono essere individuati facilmente. By the way, it took me 1 year to develop this language. E a proposito, mi ci è voluto un anno per sviluppare questo linguaggio. And when will you talk in this language in a lucid dream?
E quando tu parli con questo, con, in questa lingua, nei sogni lucidi, we can hear you in this language. It's called Remio language. Remio. E questa è Remio. E questa è quando noi possiamo udirli. Questa lingua è chiamata Remio. We can hear it. We can write it. Possiamo dirla, possiamo scriverla. We can translate it. Tradurla. And we can vocalize translation. E possiamo localizzare la traduzione. And it all happens simultaneously. E tutto accade nello stesso momento. As a result, when you talk in Remio, in a lucid dream, e come risultato, quando parli nella lingua Remio, nel sogno lucido, in reality, I can hear you in English, in Italian, in Russian, it makes no difference. In verità vi posso udire in inglese, in italiano, in russo, non fa alcuna differenza. Because our software can translate it immediately. Perché il loro software può tradurlo immediatamente. It means that now you can share your thoughts just from lucid dreams immediately. Questo significa che si possono condividere i pensieri immediatamente dal sogno lucido. In the future it will help lucid dreamers to communicate between each other in lucid dreams. E questo aiuterà nel futuro affinché i sognatori lucidi comunicheranno tra loro. But the most important thing here is that now we are unmute in dreams. Ma la cosa più importante è che ora possiamo, non siamo più silenziati durante il sogno. And we have technologies for this purpose. E avendo tecnologie proprio per questo obiettivo. So let's watch it again and talk a little bit more about it. Lo guardiamo di nuovo e ne parliamo un po' di più. Grazie. So it's me. Questo è lui. Once again you can see the eyes. Potete vedere gli occhi. War. No. War. So the first phrase from dreams was no war. Quindi la prima frase dal sogno era no guerra. Which is quite actual for Russia. Che è parecchio attuale per la Russia. It was my decision. To say exactly this phrase, to make it the first phrase from lucid dreams. È stata esattamente la sua decisione perché venisse usata questa frase nel sogno lucido. Let's watch it further. Andiamo un po' più avanti. Freedom. So the second phrase was freedom. La seconda frase, parola, era libertà. Freedom. Which is also actual for Russia. Che è anche attuale per la Russia. Unknown word. Freedom. 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 Unknown word. Freedom. Now you can see how to pronounce freedom in Remio. It is si, she, she. Si, she, she. Quindi potete vedere com'è possibile pronunciare libertà nella lingua Remio. Si, she, she. Yeah. And you see that when I pronounce it, I contract specific muscles.
potete vedere che quando lo dico io contraggo muscoli specifici. Sì, sì, sì. And our sensors detect it and convert in words, etc. E i nostri sensori li individuano e poi le convertono in parole. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. So it is one of the major breakthroughs. Quindi è uno dei maggiori risultati. Because before it, before this study, we could transfer only simple signs. Perché prima di questo studio potevamo solamente trasferire semplici suoni. We could use our eyes or breath. Potevamo usare i nostri occhi o il respiro. To send simple answers like yes or no. Per inviare semplici risposte come sì o no. But now you can talk and transfer any information from a lucid dream. Ma ora tu puoi parlare e trasferire qualsiasi informazione dal sogno lucido. I hope this article, this paper will be published in a month or two. Spera che questo articolo sia pubblicato in un mese o due. Domanda. What do you think about this study? Please rate it in the chat. Ora, cosa ne pensate a proposito di questo studio? Per favore, votate nella chat. Michael, maybe Michele, maybe questions? Do you have any questions? Volevo sapere, quindi durante il sogno è possibile muovere parti del corpo? Non è soltanto i bulbi oculari, ma anche altre parti si possono muovere? Is it possible to move other parts of the body, not only the eyes, during the dream? You can control breaths as well. Puoi controllare il respiro anche? Maybe your tone a little bit. Il tuo tono un poco. Yeah, but that's it. Ma questo. But we can detect residual electrical activity in any muscle. Okay. Lo possono individuare quella carica elettrica residua in ogni muscolo. So you cannot see it, you cannot feel it, but our sensors can detect it. Non puoi vederlo, non puoi sentirlo, ma i loro sensori sono capaci di individuarlo. So, first of all, thank you for your tense. It seems you like it. I'm very glad. Prima di tutto vi ringrazio per le vostre votazioni, i vostri commenti, perché sembra che vi piaccia e lui è felice. Because once again, we started to do it a few months ago, and for me it's a normal thing, and I have no emotions to it. Perché ancora una volta vi ripeto che loro l'hanno fatto qualche mese fa, quindi lui non ha nessuna emozione correlata con questi studi. Actually, when we started this study more than one year ago, effettivamente quando hanno cominciato questi studi più di un anno fa, we started from the phrase "I love you." Hanno cominciato dalla frase "I love you," ti amo. And this paper is already published in a scientific journal. E questo articolo è già stato pubblicato nelle riviste scientifiche. But we didn't transfer it in real time. We just see how muscles react to speaking in a dream. Però non erano comunque capaci di trasferirli nella realtà. Hanno solo misurato le contrazioni dei muscoli trasferendole dal sogno. And I saw that when people say "I love you" in a dream, we saw specific muscle signals from "I love you," "I love you." E quando hanno fatto queste misurazioni, le persone che dicevano "I love you" durante il sogno mettevano in moto specifici muscoli. And it helps me to create oral language. And so on.
E questo lo ha aiutato a creare il Remu, la lingua Remu e così via. So 1 year ago it was I love you and now it's no war. Quindi un anno fa era I love you, ti amo, e ora è no guerra, no war. Let's go further. Andiamo avanti. The third study. Il terzo studio. I'm going to comment it in real time because the video is longer and we won't be able to watch it twice. Ok, lo commenterà in tempo reale perché il video è troppo lungo e non potremo vederlo due volte. Right now we are practicing the next study. Ora stanno praticando nello studio nuovo. As you see, we have sensors on our hands and legs. Come potete vedere, ci sono sensori sulle nostre mani e gambe. And now you can see the usage of them. E ora potete vedere l'uso di questi sensori. When we contract leg muscles, we can move the car. Quando vengono contratti i muscoli delle gambe, loro possono muovere la macchina. When we contract arms, we can make turns. Quando loro contraggono i muscoli delle braccia, possono girare l'auto. And when the car hits an object, we see a light. E quando l'auto colpisce un oggetto, loro vedono una luce. So it helps us to know that we must make a turn. Quindi questo li aiuta a capire che devono fare una svolta. Let's see the result in a lucid dream. E quindi vediamo il risultato nel sogno lucido. Eyes. Occhi. He made a turn. Ora ha fatto una svolta. He could move it a little bit. Poteva muoverlo un po'. We had an issue with the sensors, that is why it was very hard to move it. Hanno avuto qualche problema con i sensori, ecco perché era molto difficile muoverlo. But turnings were very easy. Ma le svolte erano molto facili. So now you see that how I put objects in front of the car and he reacts to it. Ora potete vedere come mette l'oggetto davanti alla macchina e come lui reagisce a questo. So he is asleep, but he is able to move the objects on the screen. Quindi lui è addormentato, però è capace di muovere l'oggetto nello schermo. So it's not only about controlling a virtual object from a dream, it is also about reacting to something from physical reality. Quindi non è solamente muovere virtualmente un oggetto dal sogno, ma anche reagire a ciò che accade nella realtà fisica. And now you will see how he wakes up. E ora vedrete come lui si sveglia. In all the data, look at this, how it changes. It is the difference between a sleep person and awake person. E potete vedere come i dati cambiano repentinamente, la differenza tra una persona addormentata ed una sveglia. It is me. E lui. You see eyes. I confirm that I am conscious. Ok, il movimento degli occhi, quelle linee, confermano che lui è consapevole. I make a turn. Sto facendo una svolta. And I start to move the car. It is a Tesla, by the way, Cybertruck. Ok, e comincia a muovere la macchina. A
So when I hit an object, I know this by the light, by the diodes. E quando colpisce un oggetto, lui se ne rende conto dalla luce. And I make a turn. E lui fa una svolta. And now you will see how I awake. Ora vedete come si sveglia. And everything goes wild. E ogni cosa comincia a diventare piuttosto confusa. You immediately can see that I'm not in a dream anymore. Potete immediatamente vedere che non sono più nel sogno. The third participant. Il terzo partecipante. So the most important fact that we are able to make turns when it is needed. La cosa più importante è che siamo capaci di fare svolte quando ce n'è bisogno. So we are able to react to something from physical or virtual world. Siamo capaci di reagire a cose che derivano dal mondo virtuale o reale. And once again, we had an issue with our sensors, and that is why it was a little bit hard to move the car. Ancora una volta hanno avuto problemi con i loro sensori. Questo è il motivo perché la macchina sta andando, sta avendo problemi nel movimento. Our sensors just could not sense all the contractions in a dream. I loro sensori non sono capaci comunque di individuare tutte le contrazioni nel sogno. It happens because we can detect much more impulses from arms than from legs. Questo accade perché possono individuare molto più facilmente gli impulsi che arrivano dalle braccia che dalle gambe. So we were able to control a virtual car from a dream. Quindi siamo stati capaci di controllare una macchina reale in un sogno. Actually, we could do it with a real car as well. Effettivamente possiamo farlo anche con una macchina reale. But of course it was much easier to do with a virtual car. Ma certamente è stato più facile farlo con un'auto virtuale. And instead of a car, you could control a robot, anything. Al posto di un'auto potete controllare anche un robot. Ogni cosa. So for example we are going to control a real android from a dream. Quindi effettivamente controlleranno robot reali da un sogno. So it becomes your avatar. Diventerà il vostro avatar. And our software is ready for this, and all we need is just to connect it with Android. Il nostro software è già pronto per fare, il loro software è già pronto per fare questo, e quello che hanno bisogno è solo connettersi con l'Android, con il robot. But for you it means that we can connect to any device, to any technology, and control it in two ways. E questo significa che è possibile comunque connetterci con qualunque dispositivo per controllarlo in due modi. So once again, it's not only about moving objects, it's about reacting to some events from dreams. Quindi ancora una volta non si tratta semplicemente di controllare gli oggetti, ma reagire agli impulsi del cervello dal sogno. So please rate this study in the chat. I would like to see your opinion.
Vi invita a votare questo studio nella chat perché gli piacerebbe vedere le vostre opinioni. From 1 to 10 again. Da 1 a 10. Ok, let's check it. Michele, maybe you have some questions? Hai qualche domanda? Mi chiedono se si tratta di un... Che cos'è, un elettromiogramma? Michele, si è andato via per un attimo, potresti ripetere? Mi chiedono se si tratta di un elettromiogramma che funziona praticamente sui muscoli delle braccia, delle gambe e del viso. Cioè il macchinario cos'è, un elettromiogramma? Ok, the participants are asking if it is an electromyography device, what they can see in the video. Yeah, exactly. Yeah. Sì. Un'altra domanda è, vogliono sapere se il sonno è indotto o è naturale. The sleep is inducted or natural? Sleep is natural, but our participants are very advanced lucid dreamers. Il sonno è naturale, però i partecipanti sono praticanti molto avanzati del sogno lucido. And they can fall asleep with all the cords. E loro possono addormentarsi in qualunque momento con tutti questi sensori. And they even can become conscious in a dream with in this uncomfortable situation. Possono diventare consapevoli nel sogno in questa situazione così non confortevole. But sometimes we help them. Qualche volta li aiutano. For example, if we see REM sleep. Per esempio, se vedete la fase REM. We can send them some light or sounds to help them to know that they are in a REM sleep. Possono inviargli dei suoni o delle luci per aiutarli a capire che sono nella fase REM. Sono nella fase REM. Ok. But believe me, it is much easier to conduct the state by yourself. Però credetelo che è molto più facile condurre questo stato da se stessi in modo naturale. If you know how to do this, of course. Se sapete come farlo. But nothing unusual. For example, I can almost guarantee the result even with many cords and sensors on me. Ma niente di così inusuale, lui può garantire il risultato anche con tantissimi sensori e corde su di lui. Sometimes I sleep with up to 20 sensors only on my face. A volte si addormenta con più di 20 sensori sul suo viso. And it makes no difference. It's highly probable that I will induce a lucid dream. E non fa alcuna differenza sull'induzione del sogno lucido da parte sua. But don't forget that I've been practicing it for more than 20 years. Ma non dimenticate che io sto praticando da più di 20 anni. So, thank you for your opinion. Grazie per la vostra opinione. Almost everybody puts 10 for this study. Quasi tutti hanno messo 10 per questo studio. And I can say that Italians are much more emotional about it. Può vedere che gli italiani sono molto più emotivi a proposito di questo studio. Because a week ago I made the same event for French people. Perché una settimana fa ha fatto lo stesso evento per persone francesi. And they put maybe twice less tenths for all studies. E loro hanno votato probabilmente la metà dei 10 che lui ha visto qui. There still were a lot of tens, but much less than from you. I don't know why. C'erano molti 10, ma molti di meno rispetto a noi, non sa perché. So they were a little bit more skeptical about it. I have no idea why. Presumo che perché loro fossero scettici riguardo l'idea, non sa perché. And let's talk about the last study. Parliamo a proposito dell'ultimo studio.
Actually, we've been gathering data for this study still. Abbiamo raccolto i dati da questo studio e li stanno ancora raccogliendo. But we've got some results already. Ma hanno già avuto qualche buon risultato. So all previous three studies are already under consideration in scientific journals. Tutti i precedenti tre studi che avete visto sono già sotto considerazione delle riviste scientifiche. But this study is still in progress. Ma questo studio è ancora in progress. Let's see it. Vediamolo. We see eyes. Vediamo gli occhi. Eye movements. Alisa. Il movimento degli occhi. Alisa, свет. In this case, she means Alice switch light. In questo caso, she significa Alice switch lights, quindi Alice muove la luce. So Alice, it's to communicate the smart home system. Ok, Alice è un modo per comunicare like con... Google. It's like Google, ok, something like this. And let's see the result. Vediamo i risultati. Unknown word. Alisa, Just a second. It was a little bit. It was not a complete video, so I'm going to solve the problem. It was just one part of the video. Non era il video completo, era solo una parte del video, quindi sta risolvendo il problema. Just a second. Just a second. It was my fault. È colpa mia. I'm uploading the video right now. Sta aggiornando il video. I hope it is the right one. Spera che è quello giusto. It seems... So wait just a little bit, 1 minute, it is processing. Aspettiamo un minuto in corso di svolgimento. I'll check in another place right now. Sta controllando in un altro posto.
So let's see it again. Rivediamolo. And now the result. E ora i risultati. You see eyes, eye movements. Potete vedere il movimento degli occhi. Alice light in Russian. Alice luce in russo. Alice. So once again. Ancora una volta. Alisa, свет. Алиса, свет. So we were able to connect to smart home system. Siamo stati capaci di collegarci ad un sistema intelligente. And the first example was about light. Il primo esempio riguardava la luce. So the participant was able to switch on and off the light still being asleep. I partecipanti erano in grado di accendere e spegnere la luce ancora durante il sonno. And he did it, and the most important fact that he did it consciously. E la cosa più importante è che loro l'hanno fatto consapevolmente. In this case we used Remio language again. In questo caso hanno usato la lingua Remio. In fact, you can use any Remio words for any phrase in English or in Russian or in Italian. Effettivamente puoi usare ogni parola della lingua Remio in inglese, in italiano, in russo. In this case we just used she phrase words for Alice light. In questo caso hanno utilizzato semplicemente she le parole, queste due parole per Alice luce. And when the participants pronounced these Remio words in a lucid dream. E quando i partecipanti pronunciano queste parole Remio nel sogno lucido, our apparatus could detect it and translate it and vocalize it into Alice light. I loro dispositivi sono in grado di tradurre questi suoni in Alice luce. In fact, we could escape vocalization. Infatti possiamo evitare la vocalizzazione. Possiamo evitarla. And for example, we could connect she sound directly to the smart home system. Possiamo connettere direttamente questi suoni she con il sistema intelligente. Without vocalization it. Senza vocalizzarlo. But it was just much simpler to start from. Ma era più semplice per cominciare. So, and you saw how we were able to control smart home system from a dream, and it happened for the first time. Quindi avete visto come siamo stati capaci di controllare un sistema intelligente, un software, che accade per la prima volta. Just in a few days we are going to control an electrical kettle, a radio, and so on. In pochi giorni siamo stati capaci di individuare questi segnali radio elettrici. We've conducted many studies, but during the next week I'm going to focus on this particular study again.
hanno condotto e conducono diversi studi, però nei prossimi mesi si focalizzerà su questo studio un'altra volta. Even the scholar paper is already ready for this study. All I need is just a little bit more data. Perfino l'articolo è già pronto, ha bisogno solamente di più informazioni. It means that in the future you will be able to control smart home still being asleep before awakening. Questo significa che nel futuro possiamo controllare sistemi informatici ancora durante il sonno. For example, you could make coffee or make online orders still being asleep. Possiamo fare ordini online o il caffè quando ancora stiamo dormendo. I bet that even some jobs will be able we will be able to accomplish still asleep. Scommette che possiamo realizzare dei lavori anche stando ancora dormendo. Of course it is a quite far away future, but right now we can control smart home system easily. Ovviamente per un lontano futuro, per ora possiamo controllare questi sistemi piuttosto facilmente. So, what do you think about it? Please write it in the chat. Ok, quindi condividete nella chat quello che pensate a proposito di questo. I'm very curious to see it. È davvero curioso di vedere cosa ne pensate. Michele, what do you think about it? Cosa ne pensi, Michele? Penso che è molto interessante. Stai sentendo bene la voce doppia? Yeah, un po'. He thinks that is very interesting. So, once again, please rate it in the chat from 1 to 10. Da 1 a 10 il voto che potete mettere. Thank you. As I see, it's quite interesting for you. I'm very glad that you like it. È molto felice che consideriamo questo molto interessante e che ci piace. And it's interesting that all these studies could be acceptable even for people who don't practice lucid dreams. La cosa bella è che questi studi possono essere accettati anche da persone che non praticano il sogno lucido. And the most important part that we can show them something related to lucid dreams. La cosa più importante è che noi possiamo mostrare qualcosa a queste persone relativa al sogno lucido. Because before this you could only talk about dreams, about lucid dreams, and could not show any real application of it. Perché prima di questi studi potevamo semplicemente parlarne, ma non mostrare niente di pratico. But now we can show something specific and people can obviously see what they could do with all of this. Ma ora possiamo mostrare quello che è possibile, le persone possono vedere cosa si può fare con tutto questo. Thank you for your opinion in the chat. Vi sta ringraziando per le vostre opinioni. Michele, say something? Sì, mi hanno chiesto quali sono le applicazioni pratiche di questa interazione dal sonno al macchinario. What are the practical things that we can make, we can accomplish with from this device into the reality? You must understand two basic things here. Dovete comprendere due cose fondamentali. The first one, that this technology will be available to anybody. Che questa tecnologia, la prima è che questa tecnologia sarà disponibile per tutti. It's highly probable that next year any of you will be able to do exactly the same things. È molto probabile, altamente probabile, che il prossimo anno ognuno di voi possa fare le stesse cose. Ok,
Because right now we have this technology in our lab, but we are preparing it for all people. Perché ora hanno questa tecnologia solo nel loro laboratorio, ma la stanno preparando anche per gli altri. So next year, any of you will be able to transfer music from dreams. Quindi ognuno di noi il prossimo anno sarà capace di trasferire musica dal sogno. Make online streams by your speech from dreams. Anche fare streaming online attraverso i nostri discorsi, le nostre parole dal sogno. Communicate with other dreamers. Can you repeat, please? Communicate with other dreamers. Comunicare con altri sognatori. Control smart home or an avatar. Controllare sistemi informatici o un avatar. So it is all it's going to be in your hands. Sarà tutto nelle nostre mani. And second thing. La seconda cosa. Right now I'm showing you just the directions. Ora ci sta mostrando solamente la direzione. Nobody did things like this before. Nessuno ha fatto cose come queste prima. An hour ago you had no idea about things like this. Il nostro obiettivo è che tu non hai nessuna idea relativa a questo. And believe me that in 1 year, in 5 years, in 10 years, it's going to be widely developed. E credetelo che in 1, 5, 10 anni sarà disponibile a tutti. So I showed you just first steps in these directions. Quindi ci ha solo mostrati i primi passi verso questa direzione. And it's going to be developed very quickly. E sarà sviluppata molto velocemente. It means that in the future, in a few years, you will be able to use it for many purposes. E tra qualche anno saremo capaci di usarla per infiniti utilizzi. And it's not only about entertaining yourself, it is also about many useful things. Non si tratta solo di intrattenimento, ma anche di cose utili. But you should pay attention to the fact that now we are able to connect two realms. Quindi dovreste stare attenti al fatto che ora si è capaci di connettere due realtà, due reami. We can control things from dreams, real things from dreams, and vice versa. Possiamo controllare le cose dal sogno alla realtà e viceversa. And even I cannot imagine what will happen in 5 years or in 10 years, because it's going to be developed very quickly. E perfino lui non sa cosa aspettarsi, per cosa possa accadere tra 5-10 anni, perché tutto si svilupperà molto velocemente. When we publish all these papers, a lot of scientists around the world will start to work in this direction. Quando pubblicheranno i risultati nelle riviste scientifiche, molti scienziati cominceranno a lavorare verso questa direzione. And each team will develop something unique and useful for any of us. E ogni team lavorerà e svilupperà qualcosa di unico per ognuno di noi. At the beginning I said that maybe this lesson could change your understanding of lucid dreaming perspectives. All'inizio lui ha detto che probabilmente questo incontro cambierà la nostra prospettiva sul sogno lucido. If it happens, put plus in the chat. If it doesn't happen, please minus. So ok, se questo è accaduto, quindi potete scrivere più nella chat, se non è accaduto, meno. So, once again, if your understanding of lucid dreaming future has been changed, put plus in the chat.
Quindi ancora una volta, se la vostra prospettiva verso il sogno lucido è cambiato, prego, potete scrivere più. If it is still the same, just put minus. Se è sempre la stessa, mettete meno. Thank you, let's check it. Controlliamo. I like that many people share my my understanding of the future. Vincenzo? Non ti ho ascoltato per un momento. I didn't listen to you. I said that I'm glad that many people share my opinion on the future. Ok, è molto felice che la maggior parte delle persone hanno condiviso la sua opinione riguardo il futuro. Thank you for being here to watch it all. Grazie per essere qui e di aver guardato questa lezione. And don't forget that we really need your help to make these studies further. Non dimenticate che abbiamo bisogno del vostro aiuto per andare avanti con questi studi. Because when we develop all these technologies, you will use them in the future. Perché quando sviluppiamo queste tecnologie siete voi che li userete nel futuro. So as I said in the beginning, if I was able to overcome your expectation at least once, you should donate for each this study. Quindi, come ha detto all'inizio, se è stato capace di superare le vostre aspettative, dovreste donare qualcosa per ognuno di questi studi. And at the end, I would like to say thank you to Michele for organizing all of this. In conclusione, vorrebbe ringraziare Michele per organizzare tutto questo. And if you want to know how to become an experienced with dreamers, you should ask him. Se voi volete sapere come diventare un praticante avanzato nel sogno lucido, dovreste chiedere a lui. Michele and Vincenzo. How to pronounce? Yes, Vincenzo. Vincenzo. Is it right? Yes. thank you for your perfect translation. It's very easy to work with you. You can go. Because I understand that sometimes my English is awful, but you managed to do to translate it anyways. I'm ready to check some questions. Sì. Ok, è pronto. Allora, quello che chiedono, molti si fanno domande se questo tipo di studi possono essere pericolosi, cioè possono essere utilizzati per influenzare, per esempio, le persone. Okay, a lot of the participants are wondering if these studies are dangerous. For example, if you can influence the mind of other people. Right now it is not dangerous because we control everything. Ad ora non è pericoloso perché loro controllano tutto. But in the future this problem will exist. Ma nel futuro questo problema accadrà. Potrebbe essere. Because if you are able to connect with this device via internet, you could do something to a person in dream. Perché se siete capaci di connettervi con un dispositivo, per esempio su internet, potete fare qualcosa ad un'altra persona durante il sogno. We understand it right now and we think about the ways how to make it safer. Lo comprendono la situazione adesso e stanno pensando a come renderla sicura. But I bet that some people will hack it anyways and we cannot do anything with this. Ma scommette che qualcuno hackererà questo modo di fare e loro non possono farci niente.
Next question. Prossima domanda. Il lato positivo della medaglia è quello di sicuramente riuscendo a controllare i propri sogni e riuscendo anche a misurare da un macchinario quello che stiamo sognando, possiamo utilizzare questo anche per esempio per la guarigione, per guarire. The positive side of the coin is that since we are able to control devices, we can use these to heal anyway. Of course, but it's a little bit different topic here, but all these technologies could be used for healing also. È una cosa diversa, è un argomento diverso, però questa tecnologia può essere certamente utilizzata per la guarigione. Next question, please. Prossima domanda. L'arte di sognare di Castaneda viene menzionata qui, cioè tutto quanto dipende dalla consapevolezza delle persone. Per comprendere l'importanza del sogno, consigliano di leggere questo libro, che è L'arte di sognare di Castaneda, in cui le conclusioni si arriva, diciamo, a comprendere che tutto dipende dalla nostra consapevolezza. Ok, they are talking about the book of Castaneda, The Art of Dreaming, that everything depends on our consciousness. So it means that everything we dream and we do, it depends from the consciousness. So this is also the positive side that we were talking about before. I'm sorry, I don't understand the question. Well, actually, there is no question. Effettivamente non è una domanda, vero? È un'affermazione. Noi possiamo usare anche il sogno lucido per lo sviluppo personale e anche spirituale? Can we use the lucid dreaming for development of ourself? Of course, for my opinion, it is the best way to explore your consciousness and subconsciousness. Secondo lui è il miglior modo per esplorare il tuo proprio universo, il tuo inconscio. Because once again, riprogrammare il cervello liberandosi dai comportamenti, dagli schemi negativi, distruttivi. What they mean is that we can program again our brain, avoiding all the negative schemes and all the dangerous behavior that we have. Of course, and we can work it through as well. E possiamo lavorarci attraverso di questo. For example, just a couple of months ago, there was our study published in a scientific journal. Per esempio, un paio di mesi fa è stato pubblicato questo studio in una rivista scientifica. When we showed on 100 participants that it is possible to get rid of your phobias, etc., by this practice. Hanno mostrato su 100 partecipanti come è possibile liberarsi dalle proprie fobie, paure. But of course it's not only about phobias, it could be about anything related to your psychology and subconsciousness. Ovviamente non è solo collegato alle fobie, ma anche a qualunque cosa che è relativa al tuo inconscio. Because when you are conscious in a dream, you communicate. Everything around you is created by your subconsciousness. Perché quando sei nel sogno, ogni cosa che è intorno a te è creato dal tuo inconscio. The next question, please. Allora, tantissime persone vi chiedono informazioni sulle maschere, le maschere per sogni lucidi che stai sviluppando. Se ci vuoi dire qualche cosa, tu ne parli pochissimo. A lot of people are asking about the mask, just because they didn't have a lot of information. You talked about that, but we don't have enough information.
Right now we have a major problem here. Adesso hanno un problema, un grosso problema. Because of the war between Russia and other world. A causa della guerra. It's very hard to create something and to sell something from Russia. È davvero difficile creare e vendere qualcosa dalla Russia. We've developed a mask which helps to become conscious in a dream. Hanno sviluppato questa maschera che aiuta a diventare consapevoli durante il sogno. And right now we are going. Actually, it is the second. It's already the second mask. In realtà, questa è già la seconda maschera. And I hope that we will be able to send it somehow into Italy. Spera che saranno capaci di inviarlo in qualche modo in Italia. Because it really helps to induce lucid dreams, and I will explain you how. Perché davvero aiuta a indurre i sogni lucidi, e ora lui ci spiegherà come. Just a second, I'll prepare everything. Solo un momento, sta preparando. I've got a ready mask, but it's in another place. Lui ha già una maschera pronta, ma è in un altro posto. You can sleep in this mask, and it detects REM sleep using three sensors. Quindi potete dormire con questa maschera e individua la fase REM attraverso tre sensori. There is a device which you can control it from your phone. Lì c'era il dispositivo che possiamo controllare attraverso il nostro telefono. And when you in REM sleep, quando sei nella fase REM, The mask understands it. La maschera lo comprende. And it wakes you up, giving you exact instructions what to do at this moment. E ti risveglia dandoti esatte istruzioni per cosa fare in quel momento. It wakes you by sound, vibrations, and light. Ti risveglia con suoni, vibrazioni e luce. And when you wake up, it gives you an instruction what to do right now to induce lucid dream. E quando ti svegli, ti dice, ti dà istruzioni per cosa fare per indurre un sogno lucido. It means the problem is that sometimes you cannot remember what to do to induce a lucid dream upon awakening. Il problema è che quando ti risvegli non ti ricordi come fare per indurre un sogno lucido. This mask wakes you at a proper moment and it instructs you also about what to do. Questa maschera ti risveglia nel preciso momento che serve e ti istruisce su cosa fare. The most effective technique for lucid dreaming is when you do specific actions upon awakening. La tecnica più efficiente per indurre il sogno lucido è fare specifiche tecniche appena risvegliato. And this mask can be used for these kind of techniques. E questa maschera può essere usata per questo tipo di tecniche. And it also may help you to become conscious while dreaming. E ti potrebbe aiutare a diventare consapevole mentre stai sognando. It understands that you see a dream. Capisce quando tu stai vedendo un sogno. And it starts to send you very subtle signals. E comincia ad inviarti dei segnali molto sottili. And if you're able to see them from a dream,
E se sei capace di vederli durante il sogno? You can send a signal to this mask from a dream and it stops wake you. Tu puoi inviare un segnale dal tuo sogno e la maschera si ferma, cessa di risvegliarti. So it is fully controlled from the from your phone and you can set it as you want. È completamente controllato dal nostro cellulare, possiamo impostarlo come vogliamo. So I hope that I will be able to send it to Italy somehow. Spera che sia capace di inviare la maschera in Italia in qualche modo. But at the same time, speriamo. At the same time, we've been developing much more advanced technology. Ma nello stesso momento loro stanno sviluppando tecnologie molto più avanzate. So it is a quite simple system. È un sistema piuttosto semplice. But the next device is 10-20 times more complicated. Ma il successivo dispositivo è 10-20 volte più complicato di questo. But it's really enough for practicing, for ordinary practicing, just to use this particular mask. Ma questa maschera è già abbastanza. So, Michele, I've got just around 5 minutes and we should finish. Altri 5 minuti prima della fine? Sì, c'è un'altra domanda molto interessante, e questa qui. Praticamente vogliono capire se è possibile comprendere all'interno del sogno ciò che dicono i sogni, cioè i nostri personaggi onirici, cioè se noi emettiamo un sistema elettrico con la volontà all'interno del sogno e la macchina lo individua, ma è possibile individuare anche i segnali elettrici dei nostri personaggi onirici? Non so se sia. Is it possible to detect the signals that comes from our onirical characters into the dream? Because the device can detect our signals, but what about our characters? Who we meet into the dream? Right now it is quite complicated, and maybe in the future. Ok, per ora è piuttosto complicato, probabilmente nel futuro. Now it's quite in questo modo si potrebbero studiare i sogni, la macchina potrebbe vedere i nostri sogni. Ok, what Mickey is saying that maybe in the future the device can see our dreams. Because I work in this direction, I can say you for sure that it's not the near future. Siccome lui lavora in questo campo, ti può assicurare che sicuramente non è un prossimo futuro. For example, we have billions of neurons. Noi abbiamo bilioni di neuroni. But when we have EEG system on our head. Ma quando abbiamo il dispositivo per l'elettroencefalogramma? We've got only 6, 10, 20 sensors. Noi abbiamo solo 6, 10, 20 sensori. And it is almost impossible to see the whole picture using just a few pixels. Mm-hmm. Ed è praticamente impossibile vedere l'intera immagine usando solamente pochi pixel. And moreover, to get a more precise picture, you have to open up your skull. E per di più, per vedere di maniera più approfondita le immagini che tu hai nella tua testa, abbiamo bisogno di aprirla. I know a lot in this direction as well, and this is why I understand that it is very hard to actually see objects from your dreams. Lui lavora in questo campo, ecco perché può dire consapevolmente che è molto difficile arrivare a vedere il sogno. So maybe the last question, Michele?
Ok. L'ultima. Daniele chiede se come fa il software che voi utilizzate a riconoscere che siamo in un sogno lucido. C'è un protocollo, c'è qualcosa che individua che stai in un sogno lucido? How does the software do to recognize that we are in a lucid dream? There is a protocol, there is... When we in REM sleep, quando siamo nella fase REM, we can see it by EEG and EEG. Possiamo vederlo attraverso l'elettroencefalogramma e l'elettromiografia. And when you move your eyes, the software in a specific way, when you move your eyes in a specific way, the software can understand it as well. E quando muovi i tuoi occhi in una direzione specifica, il software lo comprende. So the software see that you are in REM sleep and it sees that you are conscious. Quindi il software comprende che tu sei nella fase REM e che tu sei consapevole. So there's nothing difficult in it. Non c'è nulla di difficile. So I think we should finish right now. Okay, lui... Mm-hmm. Pensa che possiamo finire. Once again, Igor, thank you for participating. A bocca aperta. We are just astonished about this. Per tutto quello che stai facendo. Okay, thank you guys, Michele. Once again, thank you for organizing. All the participants, thank you for participating. Ringrazio Michele per l'organizzazione e tutti i partecipanti per aver partecipato. I wish I would visit Italy again because I loved my seminar in Rome. Lui desidera visitare l'Italia un'altra volta perché ha amato il suo seminario a Roma. I use the picture in Colosseum in all my profiles, the main picture. Lui usa le foto del Colosseo nei suoi profili. I'm going to show it to you. Ora ce le mostrerà. It's almost everywhere. Praticamente dappertutto. Profiles. Just a second. Just a second. Just a second. E hai ancora tanto da vedere, eh? Yeah, you still have a lot to see in Italy. Yeah, I know this, and I hope that sooner or later I will be there. But maybe I don't know what could be more impressive than Colosseum. It shocked me when I saw it. Oh, quindi lui spera di essere qui e sa che prima o poi ci verrà, però non riesce a comprendere come possa essere più scioccante del Colosseo, perché quando l'ha visto è stato molto impressionato. And our seminar was just very close to it. I would see it during breaks. I would walk around during breaks. Eccolo. E durante quel seminario lui era molto vicino al Colosseo e lo poteva vedere durante le pause. So exactly this picture I use almost in every my profiles. Lui usa questa foto in quasi tutti i suoi profili. So I hope I will visit it again. Quindi spera di visitarci un'altra volta. So guys, thank you for helping me with this event with Vincenzo and Michele. So thank you for being here and ciao. Grazie Michael, e un saluto a tutti quanti, grazie per il vostro interesse e le tantissime domande, e un saluto soprattutto a Michael e un grande augurio per continuare queste ricerche. E...